Netto Food abbiamo seguito tutte le novità di questa edizione della fiera per cercare di capire quali fossero le tendenze e abbiamo riscontrato due trend importanti. La tracciabilità lungo la filiera, che è qualcosa che prima era riservata alle comunicazioni tra le aziende, ora è necessaria per comunicare il piano valoriale e di trasparenza delle aziende al consumatore. E qui la tecnologia, e in particolare la blockchain, gioca un ruolo fondamentale. E proprio qui a Tutto Food abbiamo potuto toccare con mano dei progetti concreti di tracciabilità della filiera attraverso la blockchain. Parliamo per esempio della filiera 100% pugliese nella gamma dedicato della pasta di Granoro, oppure l'aceto di mele di Ponti 100% italiano, è anche il caso dei fagioli borlotti del Piemonte di D'Amico, ma abbiamo anche potuto capire come grazie ai fondi europei la blockchain può essere utilizzata anche da aziende del food di medie e piccole dimensioni. È il caso di Iuorio, azienda di conserve premium di ortaggi della Campania. In questa occasione prosegue il trend del plant-based con tutta una serie di aziende che hanno raccontato quelle che sono le proprie novità in questo settore. Se da un lato continua la sperimentazione del meat not meat, come i classici nuggets o gli hamburger vegani proposti per esempio da Granarolo o da fattorie veg, c'è tutta un'altra parte del plant-based che comincia ad affiorare con una serie di aziende che propongono quelli che sono i pesci vegani. Ad attirare la nostra attenzione sono state in particolare le aziende Eurafood, che ci ha proposto il merluzzo impanato plant-based, ma anche Biolab con i gamberetti vegani. E poi anche il sushi di Current Foods con salmone e tonno plant-based. Insomma, il mercato si sta spingendo sempre più in là nel mondo del plant-based e a darne l'esempio sono proprio quelle aziende che non sono state sempre attive nel settore del vegano o del plant-based, ma che cominciano ad affacciarsi in questa direzione per offrire ai propri clienti sempre più referenze e per rispondere a tutte le esigenze nuove del consumatore. Con questo finisce il nostro GD Week Report dalla fiera Tutto Food di Milano. Vi invitiamo a seguire il nostro speciale sul sito gdweek.it e sui nostri social.